Ciao a tutte ragazze, allora sono appena tornata dal mare quindi mi trovate super struccata. Scusate anche questo look un po' trasandato. Ho i rossetti anche, mi sono venuti i rossetti meno male, finalmente. E comunque volevo dirvi, volevo farvi un po' la recensione dei prodotti della Glossy Box in generale, perché non l'ho fatta prima, vi dico subito perché comunque i prodotti non li avevo provati tutti e mi scocciava farla separatamente. Quindi della maggior parte dei prodotti ve lo dico subito, quale con cui mi sono trovata bene, con altri che mi sono trovata male, e poi volevo farvi un po' vedere i nuovi prodotti che ho comprato, sia della Essence sia in generale di abbigliamento. Comunque ho preso due magliettine. Era giusto per farvi vedere che cosa ho comprato. Per chi appunto è di Cagliari, comunque dintorni della Sardegna del sud, può trovare qualche occasioncina bellina di questi saldi. Allora, la prima cosa che vi dico è questo shampoo della Secco della Batiste, che era uno mi pare della prima glossy box che mi è arrivata. Conteneva appunto questo. L'ho praticamente quasi finito, sentite, ce n'è veramente pochissimo e devo dire che comunque ai capelli comunque migliora proprio la situazione del capello dopo un paio di giorni che non l'ho lavato. Praticamente questo shampoo della Batiste Secco l'ho provato e riprovato, come vedete. Ce n'è veramente poco di shampoo, quindi alla fine l'ho quasi finito. Mi sono trovata abbastanza bene perché l'ho portato anche in viaggio. Quando sono stata a Tortoli, comunque un paio di giorni, l'ho provato anche più volte. Dopo che mi ero fatta la doccia, tipo il giorno dopo, l'ho provato e mi sono trovata molto bene, anche perché ha un odore molto gradevole. Quindi questo qui mi è piaciuto molto come prodotto. Magari sì, in uno dei precedenti video probabilmente avevo detto che migliora ma non tantissimo, però provandolo e riprovandolo altre volte posso garantirvi che comunque il risultato secondo me è molto buono. Quindi questo prodotto consigliato, tra l'altro l'ho visto pure all'Iperpan, quindi lo trovate anche lì questo shampoo secco. Poi una cosa riguardo a questo Cheek Più Lips della Model Co. Allora, questo prodotto che praticamente dice che sia per le guance che per le labbra, io lo trovo molto meglio per le guance. L'ho provato per le labbra e non mi è piaciuto per niente, perché comunque è come se fosse un gel, perché alla fine è tipo gel per le labbra. Non mi è piaciuto perché il colore non rende assolutamente, e poi anche perché non riesco a spargerlo bene e non mi piace per le labbra. Quindi io lo uso unicamente questo prodotto per le guance. Questo qui che mi avete giustamente detto che era solamente per i piedi e c'è anche scritto foot. Quindi sono stata io che non ho guardato bene, ammetto il mio errore, che comunque mi sono completamente sbagliata, ho detto che era per tutto il corpo, invece è solamente per i piedi. L'ho provato, da un leggero piacere ai piedi, l'ha provato anche mia mamma perché l'ho dato comunque per farlo provare, anche lei comunque si è trovata bene. L'unica cosa, ve l'ho detto, per il profumo per me è troppo, troppo forte, troppo al mentolo, quindi non mi è piaciuto tantissimo per quanto riguarda il profumo, però dà veramente ai piedi un leggero, diciamo, una leggera freschezza, quindi buono. Poi un'altra cosa che ho provato, oltre a tutte le altre cose che posso recensire, è il deodorante della Senex. Allora, il deodorante della Senex l'ho usato, lo sto usando anche quando sto andando al mare, però non mi piace molto la profumazione, quindi dura mezza giornata praticamente, però non mi piace la profumazione perché per me è troppo forte, non lo so. Ce l'ho anche adesso e non mi piace, mi sa troppo di sapone, quindi non mi è piaciuto tantissimo. Poi un'altra cosa che invece mi è piaciuta molto, adesso vi faccio vedere, eccolo qui, è questo smalto. Allora, questo smalto è uno dei migliori, secondo me, delle cose migliori che mi hanno inviato della Glossy Box, nei Lisk. Praticamente ce l'ho anche adesso addosso, e come vedete si è tutto praticamente rovinato sulle punte, anche perché ce l'ho da 3 giorni, quindi fino a ieri comunque era perfetto, solo che oggi sono andata al mare, quindi cioè, logicamente andando al mare a contatto con la sabbia, con l'acqua salata, le unghie comunque un pochettino lo smalto si rovina, quindi è normale, però devo dire che
la durata è abbastanza buona. Mi hanno fatto tutti i complimenti per questo colore bellissimo. Anche mie zie, anche la madre di Andrea, molto bellino. Per quanto riguarda la matita, che molte persone mi hanno detto, mi hanno contato anche in privato, dicendo che la matita da labbra aveva un colore brutto in generale. Allora io la provo con voi. Faccio vedere subito sulle mie labbra, che non ho niente, quindi faccio vedere com'è la matita da labbra. Sì, guardate. Come vedete, allora eccola qui. Allora, molti mi dicevano che aveva un tono grigio, quindi che alla fine non gli era piaciuto tantissimo, però boh, sinceramente questa matita da labbra è, come vedete, è del colore quasi giusto per le mie labbra, quindi mi sono trovata bene, perché l'ho anche provata da poco e quando sono uscita con Andrea ho aggiunto con un rossetto dello stesso colore, riempiendo appunto queste parti al di fuori della linea del contorno delle labbra, e poi ho aggiunto anche una vena proprio piccolina piccolina di gloss, quindi ho usato comunque, ma usandolo così mi sono trovata bene, non mi sono assolutamente trovata male, quindi non ho visto colori grigi o altro, almeno io. Poi un'altra cosa che volevo recensirvi meglio era questo di questa marca che c'era all'inizio, che ha questo colore qua. Sinceramente, poi a molte persone può piacere come non può piacere, perché comunque non a tutte sta bene. Io per esempio ce l'avevo nello scorso video e ho notato che nella telecamera risulta di un colore e invece qui alla luce risulta di un altro, ovvero la telecamera risulta più spento, invece qua è già più gradevole. Io la vedo molto più violetto qui e invece qua la vedo più sul rosa, quindi inganna molto anche la telecamera. Io comunque questo qui per la durata vi dico che è buona la durata. Il colore poi dipende da voi, perché c'erano anche di altri colori, ma a me è stato inviato di questo colore, quindi non mi potevo neanche lamentare tanto. Però anche questo, ripeto, dipende un po' dai vostri gusti personali. Se lo trovate di altri colori vi piace di più. Io per esempio è un colore che avevo un po' sottovalutato, perché non mi piace tantissimo, soprattutto come risulta sulle mie labbra, però magari applicandolo anche con un altro, con un gloss o mischiandolo con uno di un altro colore può migliorare la cosa se non vi piace tanto questo colore. E poi la maggior parte degli altri prodotti, a parte questo che vi faccio vedere, questo qui, questo qua praticamente è come, cioè, un abbronzante, solo che non mi piace per niente la profumazione, perché è proprio, sa proprio di melone, quindi è abbastanza pesante. Io sul corpo non ce l'ho fatta, l'ho dovuto togliere perché non mi piace. Ce n'erano due, questa è la seconda, sono uguali, purtroppo non mi è piaciuta la profumazione, quindi l'ho dovuto togliere dalla pelle, perché lo sapete meglio di me, si nota, cioè comunque lo sentite subito sulla pelle l'odore dell'abbronzante o comunque del latte solare, olio solare, vi rimane tutto il giorno, perché sono al mare, comunque a meno che non facciate bagno ogni 5 minuti non va via. Non mi è piaciuto molto, comunque ve l'ho detto, è una cosa molto soggettiva, e la maggior parte dei prodotti comunque sono questi. Se mi sono dimenticata alcuni prodotti o comunque non ho fatto le recensioni, vuol dire che non li ho ancora utilizzati. Adesso invece volevo dirvi dei nuovi prodotti che ho preso dalla Essence. Allora, per certi prodotti devo dirvi la verità, esattamente due, sono rimasta delusa, e voi direte, cavolo, finalmente Carletta 22 ci dice che è rimasta delusa da qualcosa, perché la maggior parte delle volte mi dite che o tutto mi va bene o non lo so, ci sono certe cose che magari a voi non vanno bene, a me invece sì, quindi è una cosa molto soggettiva. Allora, ho provato questa, innamorata dal sito, questa qui della Jumbo, è praticamente una Jumbo eyeliner penna, e io ho pensato, cavolo che bella, cioè finalmente, anche aprendola ho visto questo tappino, me ne sono innamorata. Quindi cosa ho fatto? L'ho presa subito, ho detto, mamma, assolutamente la voglio questa, l'ho vista nel sito.
Poi dopo vado a provarla, perché effettivamente era lì, non si poteva neanche aprire, perché era come se è stata anche un po' così, diciamo, ferma del fatto che non potevo aprirla. E adesso vi faccio vedere un po'. Guardate che... Scusate se lo dico. Che cagata. Praticamente non scrive quasi nulla. Anche se vado avanti, boh, è grigio, non è assolutamente nero, perché dice che è nero intenso, nero black. Non mi piace per niente. Poi applicandolo praticamente ha anche le... cioè ha delle cose bianche, nel senso che ha degli spazi bianchi che non riesco ad applicarlo bene. E per me è impossibile, ve lo dico già, perché comunque ho speso soldi, anche se non erano tantissimi, però sono rimasta molto delusa. Adesso ditemi se io sono stata scarognata per... molto sfortunato per questo inconveniente di questo prodotto, oppure se anche a voi l'avete preso ed è esattamente così, ovvero che scrive poco, che è sul grigio, che non è assolutamente sul nero intenso, e mettendolo sull'occhio, contornando l'occhio, risulta a spazi vuoti anche, ovvero che non è una linea continua. Voi più mettete la linea, più diventa sul grigio. Per me è così. Poi un altro fiasco. Super fine eyeliner penna, eccola qui della Essence. Io vado e vedo questo, lunghissimo, come vedete, stralungo, e penso, boh, così grande, così lungo, speriamo che almeno scriva bene. Vado e guardate cosa mi ritrovo, guardate. Cioè, anche se ci passo, non scrive nulla, è come se si fosse seccato. Quindi anche lì o sono stata scarognata io, o ditemi se voi... l'avete già provato. Comunque sono stata molto molto delusa, perché comunque anche se non sono tantissimi soldi, sono sempre soldi sprecati, che io purtroppo questi qua ce li devo buttare adesso. Quindi stradelusa da questi prodotti che avevo visto su internet, mi ero innamorata subito a comprarli, che poi se io lo mando via qua, come vedete, cioè è addirittura più scuro questo che viene tolto da quello che ho messo. Comunque sono dettagli. Poi invece prodotti che sono rimasta molto soddisfatta della Essence sono... Allora, sono due matite, perché non ho preso moltissime cose, devo dire. Allora, sono queste due. Allora, sono le matite automatiche. Devo dire che i colori sono anche diversi. Allora, il colore blu elettrico, che tra l'altro proverò anche oggi. Eccolo qua. Guardate. Bello, bello blu elettrico, che piace molto molto a me, molto. E questo lo uso molto spesso sia come matita automatica all'interno dell'occhio o per delineare l'occhio, e poi lo sfumo anche con una matita. Poi questo, ragazzi, è stupendo, questo lo darò anche molto a mamma, perché è uno dei suoi colori preferiti, è sul praticamente marrone con oro, molto bello, mi ricorda mamma. Eccolo qua, ragazze, guardate che bello, questi sì che sono belli, questi mi hanno soddisfatto assolutamente della Essence e sono rimasta molto contenta. Però gli altri vi dico che sono rimasta proprio delusissima, ovvero sono stata veramente veramente scarognata, o non so che cosa dirvi, boh. Comunque andiamo avanti. Adesso vi dico due magliette che ho preso alla Corte del Sole, all'outlet della Corte del Sole di Calzedonia. Ogni tanto trovate delle cose, proprio frugando trovate qualcosa. Allora, io ho trovato questa magliettina qua, che era di The Zenith, di questo colore, quindi molto semplice, con il pizzetto sia sopra che sotto. E anche qui mi rendo conto che nel video è di un colore diverso, ovvero che qua è più sul rosa chiaro, cioè sul viola chiaro, scusate, e invece lì risulta più sul viola scuro, invece più sul viola chiaro. Allora, costava 9,90 euro, poi l'hanno messa a 4 euro, e io l'ho pagata a 2 euro, quindi ragazze, magliettina bellina così, pagata 2 euro, ci piace. Poi, andando avanti, ho preso un'altra magliettina, anche questa molto carina. Questa subito 2 euro, sempre di The Zenith, non so quanto costasse prima, non è neanche giusto che non lo scrivino, però anche questa è costata 2 euro, suppongo sui o 9 euro o di meno, comunque. È una magliettina che userò anche d'inverno, penso come canottierina, da mettere sotto tutti i maglioni, eccola qua. Ed è di questo colore qui, quindi molto semplice, alla fine non avevo bisogno, quindi
l'ho presa. Poi ragazze, ho fatto anche acquisti invernali, però ve li farò vedere magari insieme agli altri acquisti invernali che farò. Quindi questo è un video che spero comunque che vi sia piaciuto. Ho detto un po' i pro e i contro di come mi sono trovata miei. E quindi spero comunque che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se avete qualche video di richiesta, perché sono aperta a tutto veramente. E mandatemi un messaggio qui sotto e scrivetelo. Un bacione ragazze. Muah!